Sul mio canale oggi video su 6 novità che secondo me sono pazzesche da prendere assolutamente e 6 novità che personalmente lascerei dove sono. Ma come vedete sono super emozionata perché oggi devo ringraziare il nostro sponsor di oggi che è Miamo. Grazie a voi mi sono avvicinata al brand, mi avete chiesto tantissimo, Giulia, ma com'è? Ma com'è? Io avevo provato veramente poco e poi ho provato, 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 devo dire che mi sono rimasta ammaliata dalla filosofia, dai test in vivo e in vitro, dalla ricerca del principio attivo e adesso capisco perché è un marchio che amate così tanto. E tra l'altro ci hanno dato una super occasione perché abbiamo l'accesso anticipato alla promo della Festa della Donna. Ma prima di tutto vi voglio dire due prodotti che ho scoperto che secondo me sono eccezionali. E partirei dal Collagen Boost, che so amate moltissimo. Blend di attivi pazzesco. Tra l'altro una cosa che adoro di Texture è che è gelificato, ma per nulla appiccicoso, cosa che personalmente io apprezzo. Poi abbiamo all'interno il palmitol tripeptide 5, che non soltanto stimola la produzione endogena di collagene, ma ne diminuisce la degradazione, cosa importantissima. Poi abbiamo un mix di aminoacidi e che cosa fanno? Stimolano la sintesi di nuovo collagene. Ecco perché si chiama Collagen Boost. Proprio perché stimola la produzione di nuovo collagene e ne impedisce la degradazione di quello esistente. Poi all'interno abbiamo anche un complesso di rhamnosio che non soltanto stimola la produzione di collagene, ma rinforza la giunzione dermo-epidermica. Quindi abbiamo proprio un concentrato, un boost, come dice il nome, proprio super anti-age. Eccezionale. E l'altro prodotto che mi ha lasciato a bocca aperta, tra l'altro è perfetto per me, e adesso vi dico perché, è la Restructuring Cream 24 ore. Texture fantastica perché è un'emulsione, ok? Quindi abbiamo la base classica emulsione, ma è un'emulsione che nonostante sia leggera in applicazione, ha questa azione molto setificante in asciugatura, è proprio questo feeling idratato e levigato, che è un approccio che a me piace moltissimo nella crema all'asciugatura. Dunque, qui che cosa abbiamo? Allora, abbiamo. Aspettate, che ci arrivo. Abbiamo l'estratto di Angelica Polimorfa e tra l'altro, cosa da dire, si chiama Angelica Polimorfa Sinensis Root Extract, è un antiossidante e vasoprotettore. Sapete che io soffro di cuprose, cioè. Poi, tra l'altro, anche la camomilla che è presente aiuta in questo senso. Poi abbiamo l'acetil tetrapeptide 22 che aumenta la resilienza cellulare. Tra l'altro, vi voglio dire che questo prodotto è stato testato in vivo e in vitro, come piace a noi, quindi dichiarazioni efficaci post-test, cosa che adoro. Poi abbiamo un blend all'interno di peptidi che stimolano la produzione endogena di collagene. Infatti, a mio avviso, è perfetto l'abbinamento di questi due, vanno proprio verso la stessa direzione. Poi abbiamo il resveratrolo. Io sono super fan del resveratrolo, potentissimo antiossidante, schiarente per quanto riguarda le macchie. E io amo, vi ho parlato tantissime volte di resveratrolo, quindi non mi dilungo oltre. Abbiamo lo ialuronico, quindi idratazione, abbiamo fosfolipidi, è una formula veramente, veramente spettacolare. Tanto abbiamo anche il tè verde, che è un antiossidante, è una formula anti-age strutturata, completa, testata. Veramente un prodotto veramente bellissimo. Dermatologicamente testato, nickel tested e appunto perché abbiamo l'accesso anticipato alla Festa delle Donne, abbiamo un codice sconto, come sempre, un affiliato che è COVA25. Sul sito ci sono già, tramite appunto l'accesso anticipato, gli sconti al 20, ma con il nostro codice abbiamo un 5% di sconto extra. Quindi con il codice COVA25 alla fine arriviamo al 25% di sconto. E spendendo almeno 80 euro avrete in omaggio, scusate perché l'ho usata e non l'ho rimessa bene, ok? È la Reusable Silicone Face Mask. Allora, vi ho parlato dei patch in silicone quando si tratta quando si parla del trattamento del perioculare, no? Esattamente. Questa è una maschera a viso che parte dallo stesso concetto, quindi terapia dell'occlusione, ma per tutto il viso, non solo per il perioculare. La terapia dell'occlusione, ve ne parlo da anni, è il concetto di creare occlusività sul poro per avere una maggiore penetrabilità del principio attivo. Quindi, a me personalmente piace mettere uno strato un pochettino più abbondante di prodotto e poi lasciarlo lavorare lì. Ovviamente possiamo farlo con la maschera che noi usiamo,
vogliamo, con un siero che vogliamo lavori in modo particolare, oppure con questa combo spettacolare e poi via. Terapia dell'occlusione. E obiettivamente, lo sapete, sono anni che vi parlo del concetto di occlusività sul poro, quindi, ed è un bellissimo omaggio oltre allo sconto. Trovate tutto qua sotto, io ringrazio ancora tantissimo Mi Amo per aver lavorato con me e andiamo a vedere novità da prendere, quelle da lasciare dove sono. Allora, iniziamo dal mascara, che in realtà non c'entra niente con questo video, doveva essere nei top del mese e ho dimenticato di inserirlo perché è rimasto nel cassetto, nel sacchetto, insieme alla matita di Kylie. Genio. Comunque, è il mascara di Honest Beauty, ve ne ho parlato di recente, mi sembra, su Instagram, ho il dubbio. Comunque, è un mascara, perché io uso sempre il Black Bubble di neve quando non devo testare mascara nuovi, proprio per il mio problema a struccare gli occhi. Qui abbiamo un primer blu, che ovviamente amplifica il pigmento nero una volta che ci metti sul mascara, ed è un primer asciutto che aiuta a dare curvatura, e dall'altro lato abbiamo il mascara con un bello scovolone potente, quello che uso anche oggi. Per essere un mascara clean è sicuramente una formula incredibile, utilizza cere vegetali, mi piace tantissimo, lo uso sempre da che l'ho scoperto, potete vedere il risultato, e quindi super super consigliato. Adesso iniziamo il video. Allora, dunque, devo dire che Rem Beauty, nonostante ad esempio c'è un rossetto che loro fanno che mi piace molto, anche il correttore in pot a me piace molto, però è un marchio, il marchio di Ariana Grande, che da quando è uscito non è che si sia distinto per cose fantastiche, a mio avviso, cioè proprio nella media, ma è uscita la nuova linea di polvere viso e secondo me sono andati da qua a qua, tipo, ok? Dunque, sono usciti i bronzer, io ho preso il colore più chiaro, è troppo chiaro per me, ma vi parlo della formula, tanto ho già ordinato il colore subito dopo di questo, e si chiama Sun Beam Up and... No, si chiama, quella è la descrizione, si chiama Hypernova Satin Matte Bronzer, e questo è il colore Send to Voicemail. Se avete la pelle molto chiara, più chiara della mia, questo è il vostro colore. Sono polveri molto micronizzate, poco pressate, che permettono proprio, vedete, di... si fondono con la pelle come se fossero una crema. Eccezionale, questo è un colore per pelli chiare. Bellissimo, bellissimo. L'unica cosa, non fate così, perché essendo poco pressato si alza la polvere, io presso il pennello e lo applico. Sembra una crema sul viso, una cosa, una texture incredibile. Stessa cosa per i nuovi blush. Purtroppo al lancio c'erano pochi colori, quindi ne ho preso solo uno, ma mi è piaciuto così tanto che ne ho ordinati altri due. Si chiama Hypernova Blush Matte Satiné, e questo è il Peach Planet. Potete vedere il colore da qui, ed è un pesca spettacolare. Ne ho messo su un pizzico, ma avevo già un altro blush. È poesia, questo è pura poesia, una crema di morbido blush pigmentato che illumina l'incarnato. Ragazzi, ve l'ho detto, per questa uscita secondo me Rem Beauty ha spaccato, veramente. E quindi se è una nuova uscita, li conto come un prodotto. Un prodotto invece che per me non vale la pena, non mi piace, non so neanche perché è virale, è il Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Ora, non c'è niente di più personale del fondotinta, purtroppo io con questo non mi trovo. Uno, non amo molti colori, tutti hanno molto giallo, molto pesca all'interno. Io ho preso l'1N2 Vanille, che però neutro non lo è affatto, ma a parte questo. Il problema che ho con questo fondotinta è che è quasi oleoso, siliconico e al contempo molto sottile. Quindi in sfumatura ho bisogno di pressarlo bene con la sponge, altrimenti eccetera. Ma appena messo è molto bello, è questa la cosa. Infatti quando vedi video su TikTok o su Instagram, no? Lo mettono un prima e un dopo pazzesco. Il problema è che dopo 10 minuti a me si agglomera da tutte le parti, inizia a spostarsi, il colore rimane più adeso da una parte, più adeso dall'altra, lucida. Insomma, su di me proprio non performa, e quindi per me non vale la pena, ecco. Poi! Allora, una novità che secondo me vale tantissimo la pena è la nuova collezione di Guerlain, ok? Ragazzi, Guerlain è tornato a casa. Credo sono usciti Kiss Kiss Big Glow Oil e credo siano i più belli oli labbra che abbia mai avuto, ok? Innanzitutto sono pieni di pappa reale di miele, quindi hanno questo effetto, sembra di mettere un dito nel vasetto di miele e applicarlo sulle labbra, con una reazione col pH più bilanciata nel nude, più carica nel poppy, ok? Ma adesso vi devo far vedere, perché questo prodotto, comunque ve lo dico perché dopo ne parleremo, è il Maracuja Lip Plump nella nuova versione Shimmer, aspettate, nel colore Rosy Mauve, quindi memorizzate questa meraviglia perché dopo ci arriviamo. Però vi devo assolutamente far vedere cosa intendo. Allora, questo ad esempio è il 309 Honey Glow, packaging 10, ok? Guardate. Vi fa le labbra tipo, avete presente i manga?
quando hanno, o le foto del K-Beauty quando hanno quelle labbra che sembra che abbiano quattro strati di gelatina di frutta, quell'effetto lì, una roba magistrale. E poi reagiscono ovviamente col pH. Dunque, idratazione 24 ore, infuso con miele e pappa reale, ve l'ho già detto. Ma abbiamo anche lo squalane che gli dà questa morbidezza. Abbiamo il propoli, abbiamo... Voi scrivete piccolino, ragazzuoli. Abbiamo l'estratto di undaria, abbiamo la vitamina E, abbiamo la vitamina C. Un vero e proprio trattamento, ecco, adesso ve lo dico, ho dimenticato di dirvelo. Questo prodotto è fighissimo. Perché così direte, giù è un bocciato, avete ragione. No, è fighissimo, ma non devi metterne troppo. E devi togliere il residuato all'interno delle labbra. È una cosa che ho dimenticato di dirvi, che volevo dirvi. Proprio perché sennò tende a fare un po' di accumulo qua, perché è molto gelatinoso. Però io di solito faccio così. Tolgo l'esterno e mi godo il prodotto. Sì, ecco, scusate, ho dimenticato di dirvi. C'è da fare attenzione a quella cosa lì. Ma una volta che hai tolto l'eccesso, poi non succede più. Poesia lucida, c'è il Poppy Glow, roba, cioè 10 e lode, una reazione col pH perfetta, questo effetto super super jelly lucido, ma così non lo vedete, ma ve lo farò vedere sulle labbra. Stupendi, come? Dai, fa le labbra 3D, cioè sembrano dei canoni, 10. Come della stessa collezione mi stanno piacendo moltissimo i blush, sono i Terracotta Blush Bombe Naturelle. Io ho preso due colori, lo 01 Rose Claire e lo 02 Corail Claire. Allora, il Corail Claire è spettacolare, si fondono sulla... L'unica cosa, sono parecchio profumati, però passo oltre perché il colore si fonde con la pelle, è matte ma non full on matte. Levigante, è una polvere secondo me bellissima che torna un po' alle vecchie poudre terracotta che secondo me erano qualitativamente eccezionali. L'altro colore è il Rose Clair, che è un bellissimo rosa freddo. Bellissimi, 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 bellissimi questi blush, ve lo dico. Quindi assolutamente collezione di Guerlain secondo me da avere. Poi un prodotto invece che per me non vale la pena, e vi dico, secondo me è una questione di questo colore, è il Lancome Liquid Eye Blusher Idol Tint 02 Desert Sand. Io ho preso un solo colore, ok, questo appunto, perché volevo una cosa più... sono in questa fase di colori. E il problema di questo colore, che adesso ve lo mostro, cioè tipo tu lo metti, ok, e già praticamente non si vede e non è metallico, ok, lo sfumi. E c'è praticamente, c'è una traccia vaga di colore leggero, cioè no, ok? Però ho visto un video di Mr. Daniel per Lancome che usava altri colori ed erano super poppy, quindi non vorrei che il problema fosse nel mio colore. Ma in generale, se io scelgo un ombretto metallico liquido, cioè voglio che abbia comunque della luce riflettenza, della trama, della, quasi che sia texturizzato, no? Probabilmente, allora, ci sono effetti più nude come quelli ad esempio di Sisley, ok, pensati per pelle matura eccetera, ma qui mi manca anche il pigmento, a parte la luce la rifrazione della luce, ok, no, per me non vale la pena, perlomeno quel colore. Vale invece secondo me molto la pena un prodotto che, allora, io ho comprato grazie a Chloe Morello, ho visto un video dove lei lo provava e appena è arrivato in Europa l'ho preso subito, è l'RMS Supernatural Radiance Tinted Serum, ok? Questo è il colore Light Aura, quello più chiaro, SPF 30 con un attivo brevettato che si chiama Glow, si chiama Glowplex, comunque questo brevetto, con un effetto soft focus, effetto filtro, questa hint of tint, e stimola la luminosità della pelle ed equilibra la pelle, sì, infatti è un brevetto di attivo. E dunque qui che cosa abbiamo? Abbiamo le crambe, come è scritto piccolo, bianco mini, abbiamo niacinamide, squalane, estratto di rosmarino, vitamina E, estratto di portulaca, rosa e via discorrendo, ok? A me piace moltissimo questo colore perché vedete che non lo fa più, è proprio da togliere all'inizio. Io chiedo scusa che ho dimenticato di dirlo. Packaging comodissimo, io lo uso come SPF e primer trucco.
Allora, mi piace tantissimo l'asciugatura, mi piace il fatto che sia rosato questo colore, rosa, è un bagno di beige con una punta di rosato e uniforma tantissimo l'incarnato. Secondo me se avete una pelle senza grosse imperfezioni potete mettere anche solo lui, non è unto, si asciuga e non trasferisce, non rimane la patina, no? Tipica dell'SPF, e ha un effetto cromo correttivo meraviglioso, guardate, super naturale ma super perfezionante, questa patina lucida che adesso vedete perché è bagnato, si asciuga e va via. È un prodotto green e straordinario. Secondo me è uno dei prodotti che userò di più quest'anno perché mi fa risparmiare uno step, mi fa risparmiare un chilo di fondotinta e wow, wow. Sto fin pensando di prendere il colore più scuro e più abbronzato da usare d'estate da solo. Perché secondo me questo è bello sia come faccio io a mo' di primer con poco fondotinta sopra sia da solo. 10 lode, vale super la pena. Per me, parlando di RMS, non valgono la pena i nuovi rossetti. Poi io adesso mi baso su questo colore perché ho questo, però ho visto le recensioni. Allora, questo qua è RMS Beauty, cioè paradossalmente ha fatto questo, insomma è top, questo purtroppo no. Legendary Serum Lipstick, ok? Allora, questi sono dei rossetti One Click, One Swipe Legend. Boom! È una formula water-based, che non secca le labbra, long lasting coverage. Questo è il colore Mikey, che online sembrava più un nude, in realtà non lo è, ma non ha un nude questa linea. Packaging molto bello, soft touch, giri per far uscire il prodotto, però devi girare in un modo strano, ok? Boh, comunque, questo è il rossetto, tu lo metti, è super disomogeneo, a mio avviso, ok? Dopodiché lo metti e diventa cera, cioè proprio è ceroso, ok? Ceroso rimanendo completamente disomogeneo. E anche spesso, per essere water based, è proprio una formula che non mi piace. Non mi piace l'effetto sulle labbra, non mi piace la percezione quando lo indosso, non mi piace niente di questo prodotto. E in più hanno fatto tipo fucsia, rosso, cioè non hanno fatto nessun nude magari nelle mie corde. Questo doveva esserlo, ma no, è più quasi un rosso mattone bordeaux, ecco. Invece secondo me vale super la pena, e qui ragazzi ogni volta che escono con una nuova collezione io mi gaso da matti, la nuova collezione di Flower Nose, che secondo me è il brand esteticamente insieme a come si chiama, dai, quello di cui vi parlo sempre, aiutatemi, dai, quel marchio che fa quei packaging bellissimi, perché sono Florasis, sono i packaging più belli del mondo. La nuova collezione è dedicata agli angeli, infatti voglio fare un ordine per regalare qualcosa alla mia mamma, e in modo particolare è bellissimo il questa collezione si chiama Little Angel Collection, e questo è l'embossed highlighter 102 Paradise Lost. Guardate la parte frontale, guardate, ciao. Cioè, guardate la lavorazione della cialda. Questo è l'illuminante ed è bellissimo perché ti dà questa traslucenza naturale, quasi glossata alla pelle, e assolutamente spettacolare di questa collezione i blush. Questa volta non hanno delle più cromie, ma sono a cromia singola, e sono il colore Floral Praise e Paradise Poet. Ora, packaging, dai, sono dei gioielli. Ok, questo è il, vabbè, lo 02, guardate la bellezza di questo colore, guardate la lavorazione della cialda. E questo è lo 03, stupendo, meraviglioso, pazzesco, bellissimi, ciao, cioè nel senso che uno è più chiaro, uno più acceso, ma Flower Nose ragazzi fa delle cose. Ho preso anche la palette, però in questo video ho messo un'altra palette, quindi non ho inserito anche quella. Allora, un prodotto invece che per me personalmente non vale la pena è la nuova palette di NARS, edizione limitata, ok? Questa è la Sample de Vence, scrive Vence o Vence, non lo so, si legge, non si scrive. Oggi io sbaglio tutte le parole, non lo so perché. Comunque, credo sia una Lunar of the Year come concept, ok? Non è tanto la qualità degli ombretti, ma cioè proprio... Allora, l'ombretto questo è molto bello, ma questi sugli occhi sono... nudini, pescatini, neutrini, questi due colori sono molto molto, cioè NARS sa fare di meglio, non è bocciata, ma secondo me rispetto alla palette ad esempio che vi mostro dopo o alle mie adorate di YSL, le mini clutch, non c'è partita. Allora, il colore di transizione primario è questo, ho un po' di crema sotto l'unghia, ho visto adesso, e cioè che è un peschino, ciao. Poi c'è il beigeolino che neanche si vede, ok? Perché è tipo color pelle, lo so, non lo vedete.
Poi c'è questo marroncino inoino che una volta messo è strachiaro, ok? E poi c'è questo colore che è sicuramente quello più carino della palette perché è un pesca molto chiaro con micro glitter, tono su tono. Questo colore della palette è molto bello, ma io l'ho provata, il nostro tuo è un trucco, le transizioni sono troppo chiare, lo scuro è chiaro, non mi convince, insomma. Ovviamente la tengo perché questo ombretto è stupendo. Però ecco, dovresti acquistarla sapendo che praticamente lui è l'unico pezzo di valore, a mio avviso e per mio gusto. Poi, vale invece la pena, parlando appunto di palette, ragazzi, questa novità di Lethal Cosmetics. Questa è un boom! Dunque, si chiama, non si chiama. Come ti chiami, amica mia? Cioè, perché non c'è il nome su? Era farfalla qualcosa, ma non mi ricordo, non c'è il nome. Ve la lascio giù comunque, ok? Qui è la fiera del duochrome, ok? Dei matte pigmentati fino a dismisura. L'unica cosa, fate attenzione a Crescent e Requiem perché sono poco pressati, quindi bisogna premere leggermente il pennello, sennò puff. Allora, ve li faccio vedere. C'è Continuum, che è uno degli ombretti più belli di quest'anno. Beccatevi Continuum. Boom! Pesca e verde acido. È stupendo. Dov'è? Tempest. Boom. Tempest è tipo un club di MAC versione base rosa, è pura poesia. Poi abbiamo stupefacente, dov'è? Enchantress. Guardate che roba, cioè, guardate che roba. Ecco, no, beccatevi una. Questa è pesca o fucsia? È un duochrome spintissimo dal vivo. Poi abbiamo Obscura, che è bellissimo, sono tutti poco pressati, quindi vanno prelevati poco. Obscura non è un duochrome triochrome, ma è esattamente la perfezione. È una versione di lithium ancora più carica. No, io sono sconvolta da questa palette. E per farvi vedere qualche matte, tipo, non lo so, Omen, adesso vi faccio ve li swatch così vedete, o Hypnotic o Requiem, ve ne metto tre a caso qua. Cioè sono burro pigmentato, è una palette secondo me bellissima, soprattutto considerato che questa è un brand comunque che è non dico una startup, ma non è mica certo una multinazionale, quasi un indie brand, no? Qualità, secondo me questa palette è bellissima, soprattutto se avete voglia di qualcosa di un po' diverso, no? Se siete nella fase, ok, voglio usare col colore, eccetera, però voglio un prodotto performante, ecco. Questa secondo me vale super la pena. Trovo invece che non valgano la pena i nuovi rossetti liquidi di Urban Decay che si chiamano Liquid Lip Color. Io ho preso due. Allora, innanzitutto i colori sono completamente diversi dal vivo che nelle foto, cosa che mi irrita. In secondo luogo, anche qua non abbiamo. Loro avevano dei nude bellissimi, ne hanno dei rossetti, qua non ci sono. Addirittura vi faccio un esempio: il colore Give and Back Talk. Io pensavo si ispirasse al rossetto Back Talk. In realtà no, è tipo un mauve rosissimo. O Luvia Backtalk che diventa viola. Comunque sono dei rossetti che vanno agitati per almeno una decina di secondi. Dopodiché, un po' tipo i Maybelline. Sì, ma i Maybelline sono, cioè, se vi piace il genere, sono migliori di questi. Cioè, ve li faccio vedere. Sono molto pigmentati, molto molto pigmentati. Non li ho shakerati abbastanza. Te ne accorgi perché si separano. Devi shakerarli veramente un'ora. Okay. E un'altra cosa che io ho notato è che nonostante tu li devi far asciugare per un po', dopo a me comunque trasferiscono, non diventano no transfer. Ok, questo è il Luvia Backtalk. E questo qua è il Give 'Em Backtalk, che sulle mie labbra è viola. Vabbè, non ho shakerato abbastanza neanche questo. Comunque, per farvi capire. Non mi piace il feeling sulle labbra, non mi piace il risultato colore, non mi piace. Non mi piacciono, appunto. Ma ho visto che non stanno riscuotendo granché successo, quindi insomma. Però ve lo volevo segnalare perché so che magari se amate i Maybelline volevate provare un'altra cosa. Secondo me la linea labbra di Urban Decay è molto più bella di questa nuova uscita. Vale invece, secondo me, la pena ed è l'ultimo prodotto, questa nuova collezione di Tarte, ovvero appunto i Rosy Cop, ciao, i Juicy Plump Shimmer, ok? Io ho due colori, da colore a colore l'effetto
è diverso, nel senso che il Rosy Mauve Shimmer Glass, che è quello che avevo su prima, ha un effetto glitterato, ma è un glitterato super portabile. Io poi avevo messo come base la matita, se lo metti da sole è molto più traslucido. Sapete che io impazzisco per questa linea di Tarte, mi piacciono tutti i finish, quelli che aggiungo il pH, secondo me è uno dei prodotti più belli là perché abbiamo oggi in commercio, per mio gusto. Ok? Invece il Rosy Copper Shimmer è quasi metallizzato sulle labbra, che è un effetto bello se piace. Vedete, ha questa patina che diventa proprio per il copper, che diventa quasi metallizzata. Però questo su un rossetto nude matte messo al centro, ad esempio, è spettacolare. E secondo me non si sono smentiti, è un'altra uscita bellissima. Tra l'altro sono usciti insieme alle nuove matite labbra, che io avevo già provato, adesso vi dico perché, e sono fantastiche. Io oggi ho sulla Soft Pink, ok? Sono molto cremose, ma poi si fissano. A me piacciono anche messe come rossetto. Questa qua appunto è la Soft Pink, che l'ho messa prima col Mauve, guardate che bella. Super cremose e poi si fissa. Beh, sono super virali, quindi le avrete viste online. E poi c'è la Mauve, che invece è più rosata. E il motivo per cui sapevo che mi sarebbe piaciuta questa matita è perché io, forse la mia combo preferita della linea di Tarte è questa, con la matita labbra Honeysuckle, che è un 10 lode, guardate la bellezza, con il Marcuse Juicy Lip nel colore Honeysuckle, appunto. Io l'ho presi in un kit di Natale, ma adesso sono in vendita. Guardate la bellezza di questo colore. Fa un po' l'effetto di quello di Clinique, del Black Honey, ma molto più polposo, molto più lucido. No, ve lo devo far vedere, perché sulle labbra è poetico. Comunque, ragazzi, questi qua di Guerlain, 10. Comunque, andiamo avanti. Questa è la stain, non ci posso fare niente, però per farvi vedere il colore. Oh! Io impazzisco per questi di Tarte, erano anche nei miei top dell'anno scorso. Ciao. 10. E quindi secondo me valgono la pena, vale la pena tutta questa linea di Tarte. Io personalmente la amo. L'unica cosa è che dai video che vedi online di questi qui nuovi sembrano strapieni di glitter, perché ci puntano ovviamente il flash sopra, però in realtà sono molto più luminosi con i glitter che full on glitter, che per me è anche un vantaggio perché li porto con più facilità nel mio daily basis. L'ultimo prodotto che per me non vale la pena è un nuovo prodotto di 123 ed è il Watch Me Shine Shine Bright Lip Oil. Abbiamo parlato di lip oil bellissimi e dai, io devo sempre pulire all'interno delle labbra, perché? Comunque, sono usciti diversi colori, io ho preso due mi sembra, comunque io ho preso questo che è il Peach Paradise 01. Il problema di quest'olio è che è veramente un po' da 00, se devo essere sincera. Cioè, vi faccio un esempio. Dove ce l'ho qui? È uscito il nuovo olio di Gisou, ma coi brillantini. Io adoro Gisou, secondo me è un marchio fantastico. Ho visto che sul loro sito c'è in esclusiva la candela al miele, che ci sto già pensando. E anche, se mi sembra, l'olio corpo. Ma comunque, questo qua è la nuova versione con i glitter. Beh, dopo lo applico per farvi capire cosa intendo. Quest'olio sulle labbra è completamente trasparente, molto sottile, cioè non l'hanno semi-gelificato per dargli questo effetto lucido, plump, è trasparente, ok? Dopo un secondo si asciuga e non hai niente sulle labbra. Vabbè, ma mettiamo anche che lo mettiamo soltanto come trattamento. Ma anche parlando di trattamento, non è che dentro ci sia... Sì, abbiamo l'olio d'oliva fermentato e lo ialuronico, ma io non penso a quota così attiva perché personalmente non percepisco una grande idratazione. Ora vi faccio vedere quello che intendo. Io lo metto questo qui, ma ho già le labbra tinte, dovreste vederlo su labbra naturali, però vabbè, ok, è super liquido, è talmente liquido che faccio fatica a tirarlo giù dall'applicatore. Vedete che devo ribagnare l'applicatore perché è completamente asciutto, perché tende a rimanere dentro, è troppo liquido, ok? Cioè io sento il grattino della spugnetta invece del prodotto, ok? Lo metto, è un velo leggerissimo d'olio, non riflette particolarmente la luce, non è particolarmente juicy, non è particolarmente idratante, si assorbe in un minuto, ok? Ora vi faccio vedere un olio idratante come quello di Gisou, la differenza, quello che intendo, ok? Questo qui abbiamo Vitis vinifera, che è anche un bel antiossidante, abbiamo il mirtillo, che è un super antiossidante, abbiamo l'enotera emoliente, la rosa, abbiamo la
cera di propoli, lo ialuronico, la vitamina E, l'estratto di carota, cioè abbiamo un sacco di estratti e un sacco di cose, no? Quindi a livello di trattamento, ad esempio, preferisco questo, ma parliamo proprio di livello estetico. Guardate che si sta già assorbendo. Ok, cioè un tempo sarebbe andato benissimo, oggi secondo me i lip oil sono fatti meglio, ok? Questo è il meraviglioso in versione shimmer, guardate. Cioè già così, guarda la rifrazione della luce, guardate, guarda. Ho scelto di comprarla questo perché alcuni, come quelli di Guerlain, sono gelificati. Questo invece è liquido, liquido come questo. Però guardate il livello di rifrazione della luce. E poi dal vivo potete vedere gli sbrillini, che in camera non si vedranno mai. Però vedete, più che glitter, è proprio una micromica che si vede dal vivo, ma in modo molto molto naturale. Però diciamo che se voglio un olio idratante prendo il Ghisù, ok? Boh, questo è il senso. No, ecco. Avete capito cosa intendo. Bene, il video sarebbe finito, ma come sempre, extra! E di extra questa volta vi devo parlare di alcune cose. Soprattutto, allora, numero uno, da Cult Beauty è arrivato questo. Se come me amate i profumi, questo si chiama The Fragrance Discovery Accattatil Edit. Ok, sapete che Cult fa sempre queste edit, a volte sono più belle, a volte meno. Questa è una poesia, a mio avviso. Innanzitutto, Fugazi Thirsty 8 ml, l'ho già sentito, squisito tra l'altro, fico, gelsomino, rosa, neroli, ambra, muschio, legni, bambù, buonissimo, stupendo, meraviglioso, thirsty. Ed è la versione spray, queste qua di cui vi avevo fatto vedere Angel Dust, ok? Poi abbiamo, preparatevi perché qui c'è della succosità, abbiamo sia dei campioncini che proprio dei prodotti da borsetta. E se penso che in profumeria artistica ho fatto un ordine alla Violetta Boutique l'altro giorno, un campioncino l'ho pagato 12 euro, cioè... Poi abbiamo la chicca, che è il Lychee Rose di Nest. Ho ordinato i nuovi Eau de Parfum di Nest, che fanno gli oli spettacolari. E questo è l'olio, ok? Vi ricordate quello che vi avevo fatto vedere, Vanilla del Madagascar col dropper? Qui avete il roll. Ve lo tenete nella borsetta, lo mettete sui pulse point. È squisito, infatti ho ordinato l'Eau de Parfum. Questa è una chicca. Una chicca. Poi abbiamo Sandalwood Temple di Sana Jardin Eau de Parfum, e anche qua spray taglia deluxe, da lo scopriremo solo vivendo. Poi abbiamo dei campioni Mojave, come si legge? Mojave, non lo so, comunque Ghost di Byredo, eccezionale. Poi abbiamo questo marchio che non conosco, che si chiama Virao, credo. Sì, Virao The Sixth, campione, bella occasione per provare un nuovo profumo. Poi c'è il mio adorato Lazy Sunday Morning di Replica, il pistacchio gelato Yum di Kajali, poi c'è UA Melrose Place, abbiamo il vanilla di Kajali per provare appunto il layering come loro consigliano, e per finire, altro pezzo forte ragazzi, la taglia deluxe del nuovo Eccentric Molecule 01 più Tenero, che da uomo, scusa, anche da donna, è unisex, è sexy da panico. Sexy, lo rende più cattivo e più cupo, fantastico, infatti questo lo tengo da regalare. E quindi questo vale assolutamente la pena, a mio avviso. Come vi segnalo che è uscita una nuova fragranza della lip mask di Fenty, la Plush Padding, questa è la Kalahari Melon. Profumo squisito, qualche micro glitter, è bellissima anche da uscire, a mio avviso. A me piace molto la lip mask di Fenty. Poi è uscito, sapete che io adoro i blush di Hermes, questi qua gelificati, è uscito l'illuminante che si chiama Redimension Hydra Dew Luminizer in Prosecco Fizz. So che sembra scuro, però in realtà sul viso scalda ma non scurisce, e avendo questa polvere gelée l'effetto è poesia, anche su pelle matura è bellissimo, stupendo. Bellissimo, questi blush poi. Poi vi segnalo che è uscito un nuovo colore dei nostri adorati Lip Butter Balm di Summer Friday, ed è uscito il colore Birthday Cake, che sulle labbra è nude ma luminoso e profuma come di zucchero a velo.
10 cum laude qui, proprio. E ultimo prodotto che metto negli extra è il nuovo fondotinta di Clarence. Questo è il Tinted Oleo Serum. Detto così non sembra per niente il mio prodotto, ed è quello che io pensavo. Poi una sera dovevo uscire, l'ho usato, vi ho fatto anche le storie per farvi vedere il risultato, e alla fine nel mio daily basis mi piace moltissimo. Io utilizzo il colore 02, che per me è scuro, sembra, però in realtà, vi faccio vedere, in realtà lo vedi e dici no Giulia, non è il tuo colore, ok? Però poi io lo sfumo, mi piace molto messo con le dita, e scalda l'incarnato ma non lo scurisce, e l'effetto mi piace. Poi prendo una sponge e lo spingo bene nella pelle, lascia la pelle luminosa, satinato. Ho finito la batteria. Dicevo, è satinato, un effetto satin appunto Bon Min. Ovvio che questo non lo scelgo se ho bisogno che il trucco mi duri 30 ore, allora uso il double wear. Ma da tutti i giorni mi dà questo effetto polposo, satinato. Mi piace, nonostante non sembri il prodotto per me, alla fine mi piace molto nel mio quotidiano. Ad esempio metto il mio RMS o il mio la mia protezione per il rosso, con anche antirossore di Miamo. E poi metto un po' di questo con le mani, centro del viso, lo sfumo con la sponge, l'ho fatto entrare nella pelle e setto. Mi piace davvero, e quindi vi volevo dare un feedback in questo senso. Bene, queste sono le novità secondo me da avere, e le novità che io lascerei sinceramente dove sono. Io ringrazio ancora tantissimo Miamo per aver lavorato con me. Vi ricordo, togli i profumi, i due meravigliosi prodotti che vi ho consigliato oggi: la Restructuring Cream 24 ore, fantastica, fantastica, antiossidante, rigenerante, vasoprotettrice, stimola il collagene, formula incredibile, e il Collagen Boost appunto per stimolare nuovo collagene e impedirne la degradazione di quello esistente, combo eccezionale. Vi ricordo che abbiamo l'accesso in anteprima alla promo della Festa della Donna, che a partire da 80 euro di spese avrete la maschera in silicone per la terapia dell'occlusione, e vi ricordo il nostro codice sconto che è, leggiamolo per dirlo giusto, COVA25, che vi dà diritto a un 5% extra sullo sconto del 20 già presente sul sito. Trovate tutto qua sotto, spero di cuore che il video vi sia piaciuto. Se avete scoperto delle novità che secondo voi sono da avere assolutamente, segnaliamocele qui nei commenti, o anche delle novità da non avere, segnalatemi. Un bacione!